Mini recensione richiesta da Davide Leo, che mi chiede di parlare del film di Christopher Nolan del 2012, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno. Ecco, Nolan, ho fatto la monografia, è sul canale. Che ti devo dire del Cavaliere Oscuro, Il Ritorno? Un fernettino per tutti, uno dei film tragicamente più brutti di Nolan, film con una sceneggiatura scritta praticamente coi gomiti, diretta svogliatamente, si salva la scena di forse la scena che il bambino scappa dal buo, forse si salva la scena della gatta e vuole rubare qualcosa e vola di sotto, forse si salva Hathaway che è sempre buona, Christian Bale poverino pare in avanza premio, Michael Caine non ci vede più nemmeno lui, e poi a Firenze a bel fernettino per la scena è veramente trash. E la storia di questo cavaliere oscuro che dopo anni che ha dovuto far finta di essere cattivone, che invece deve tornare in azione perché arriva Bane che vuole mettere a ferro e fuoco Gotham, e che insomma col classico cattivo di sottofondo che l'hanno capito anche dopo 3 secondi chi era, in più c'è la donna gatto Celine che è interpretata benissimo che è una delle note positive a Hathaway, poi ci sta il poliziottino che ha già capito siccome è orfano che anche lui è Batman, una scena delirante, un film dove si capisce Nolan, insomma Nolan deve premere tutto, siccome Batman si è ritirato è zoppo, è ceo, è secco, è con la barba, veramente un film di una stupidità quando deve uscire dal buo, cioè che c'è la città fuori, proprio un film secondo me fallitissimo, una trama confusissima, piena zeppa di scene brutte, i combattimenti sono tutti sbagliati, secondo me non c'è tensione, tronfio, supponente, l'opposto di quello che era riuscito a fare con Batman Begins, e il Cavaliere Oscuro qui lo massacra tutto. Se nel primo l'unico errore secondo me è stato quello di mettere la maschera a Batman e la doveva mettere solo alla fine, ma comunque il film era interessante, se il Cavaliere Oscuro aveva un ottimo da leggere, comunque il film si reggeva su una trama veramente forte e notevole, nonostante il finale veramente credibile zero, e nonostante poi ci sia questa fissa di metterci sempre l'anarco comunista che deve mettere in mano contro i cattivi i buoni repubblicani americani, qui siamo alle livelli veramente di assurdità in questo film, questo fa scoppiare le bombe nucleari a 150 metri da lui e poi a Firenze a bere il fernecchio, a Firenze non lo beve nessuno. Questo per me è un film proprio brutto, soggettivamente, oggettivamente c'ha qualche bella scena, vorrei vedere, costato miliardi, ma per me è proprio un troiaio, cioè il peggior film di Batman mai fatto, cioè oddio no, poi hanno fatto Batman contro Superman e quell'altro, host di Justice League, ho detto una azzata che sono ancora più brutti di questo, però qui porca puttana Nolan proprio non ne becca una, sbaglia i tempi, è troppo lungo, è veramente stupido, la parte nella bua è una delle cose più sceme che abbia mai visto in vita mia, tutti i colpi di scena che vorrebbe sono telefonati, e sto grandioso Bane poi l'ammazzano come nel film di Schumacher che viene tanto criticato e poi alla fine perlomeno non si prendeva sul serio, qui si prende tantissimo sul serio, un film veramente reazionario, un film stupido, un film scritto col culo con delle scene iper spettacolari e vorrei anche vedere, che però a me non ha detto niente, meno male si è levato dal cazzo Nolan da questo franchise perché aveva veramente rotto i coglioni, comunque Batman ha rotto i coglioni, ora vedremo poi quello di Pattinson nel 2022, speriamo sia perlomeno guardabile e che non sia una pacca come è stato insomma questo Cavaliere Oscuro e tutti gli altri Batman a seguire. Lo so che anche per questa recensione metterò qui sotto non ci capisci un cazzo, Nolan è un grande, questo è un film meraviglioso, questo lo è per voi, per me questo è un film veramente brutto, ma brutto come poi, uno dei film più brutti del 2012, un film delirante nel quale il talento di Nolan completamente viene sprecato in mezzo a un mare di errori tecnici, a un mare di scrittura veramente da decelebrati, che però insomma piace a tutti, quindi colpa mia probabilmente che non riesco a capire questa grandissima arte di questo grandissimo film che per me resta un cesso di un regista di talento che si butta via in queste modestate, in queste mediocrate, in queste cazzate incredibili dove una scena non torna dietro l'altra. Insomma, Nolan voleva il realismo per il suo Batman, ecco, in questo film c'è tutt'altro che il realismo, pare di vedere un film che è una parodia di Batman. Poi detto questo, se vi garba, il problema sicuramente non è mio e nemmeno di Nolan che c'ha miliardi lì a scandar culo.